guarda. Io mi sarei messo anche a sedere. E siamo di nuovo in diretta dal May di Faenza, Faenza 2.0. Yeah. Vedo stai già giocando con la webcam, vedo, sì. Benissimo, e questo mi piace, questo mi piace. E siamo qui, non so nemmeno come vi chiamate, non so niente. A che, do, allora, c'è scritto qua, fatto, no, caratteri cubitali, esatto, Lomè. Non puoi non vederlo, Lomè. Non puoi Lomè. Non vederlo. Fantastico. Come siamo arrivati al May? Come siamo arrivati al May? Siamo arrivati perché abbiamo partecipato a un contest. Contest vuol dire concorso per band, diciamo. Un contest legato a MK Records, che è una realtà presente qua all'interno del May, che ha proposto questo format, che è Musica contro le mafie. C'è un concorso su dei brani e su dei video musicali fatti, sì, su questi brani, legati alla tematica delle mafie, al, certo, problema. Faccio solo mafie. Vedere sulla web, che ricordiamolo, la webcam non è in diretta come invece la web radio, quello che stiamo facendo adesso, però è registrata, quindi sul podcast si potrà vedere, stai su webnetwork.it, quindi tutte le nostre groupies potranno scaricarsi questo. Le groupies, incredibile, per te sei pieno così, te dito dalle tasche, batterista, una groupies dietro l'altra, è incredibile, cioè, pazzesco. Dito di nuovo, escono di continuo. Bravo. Eccezionale. No, scusami, ti ho interrotto. Mi stavi dicendo Siamo approdati grazie al contest Musica contro le mafie. Abbiamo inviato il nostro brano, il nostro video, che si intitola Manichini, sì, aperta parentesi, Il silenzio ammazza, sì, frase tratta da una canzone di Rosa Balistreri, che è una cantautrice siciliana che in passato ha cantato con una delle prime donne che ha cantato contro la mafia in Sicilia. Sì, sì. Abbiamo portato questo brano e questo video Manichini al contest e siamo stati selezionati su un bel po' di band su tutto il centro nord, e quindi oggi abbiamo avuto accesso alle semifinali. Noi siamo di Biella. Tu sai dove è Biella? Biella, ragazzi, io ho fatto Biella pieno così tra gente. Torino, Milano, no, esatto, Biella. No, scherzo a parte. Biella la conosciamo bene, giusto spiegarla, perché certo dopo l'ignoranza dilaga, quindi dobbiamo anche geograficamente è giustificata, perché a Biella non è mai successo niente Biella, se non l'industria tessile, quindi noi arriviamo esatto, da questa realtà post industriale. Non vi ho chiesto però i cari Lomè chi sono i Lomè. Allora, è una band innanzitutto che nasce nel 2001, nel lontano 2001. Scusa, 2001, io però tu non eri ancora nato nel 2001. No, quasi, no, scherzo a parte. No, sì, è un po' di tempo fa, sono 12 anni fa. Comunque voi mi sembrate giovani, però. Sembriamo giovani, sembriamo. Falsi giovani. Mettiamo giovani. Infatti io ho 33 anni, lui 36, 5. Tu sei? Io sono Riccardo, sono il cantante, lui Italo, batterista. Italo e? Cristian, pianista. Il pianista che parla troppo. Il pianista non lo farei più parlare, perché mi sta veramente, guarda, ce l'ho sempre addosso. Lo sento che si è aggrappato. Esatto. Quindi siamo nati nel 2001, abbiamo avuto un po' di vicende discografiche e live fino ad oggi. Come live, la formazione festival è stata sempre questa? O la formazione è cambiata, sì? È cambiata molto nel tempo. Intanto salutiamo che ci stanno riprendendo anche da del May, perfetto, del May. Siamo quelli ufficiali, tra l'altro, quindi ok, dove, non salutiamo tutti il May ufficialmente, non diciamo più le... ciao May, ciao. Non dite parolacce, Cristian, mi raccomando, non dire parolacce, perché prima sentivo che bisbigliavi qualcosa, scusami, dai, che ti so. E quindi Lomè sono nati appunto nel 2001, poi si sono un po' mossi fino ad oggi cambiando formazione, come abbiamo detto, passando un po' attraverso diversi festival, premio, certo, Tenco nel 2006, Heineken Jamming Festival, premio Bindi, premio di Metrostrato, avete vinto giusto qualche premio così, tanto per far vedere che vincevate qualcosa, che vi davate da fare. Siamo fatti in mazzo, diciamo, bravo, un po'. Bravo, esatto, questo mi piace. E parallelamente all'attività live abbiamo fatto anche un po' di dischi, ne abbiamo fatti 3 fino ad oggi. Siamo un'etichetta indipendente di Aosta che si chiama Leubage. Salutiamo Chicco, ciao Chicco. Ciao Chicco! Salutiamo Faenza, perché intanto ciao Faenza! Non c'è nessuno di fronte a noi quasi, scherzo a parte. Abbiamo fatto 3 album, il primo nel 2005 che è Fiori su Marte, il secondo nel 2009 che è La ragione non ce l'ha nessuno, e l'ultimo un anno e mezzo fa che è Prigionieri delle scimmie, che è un disco live, e stiamo lavorando alla produzione del prossimo album, che dovrebbe uscire il prossimo mese se tutto va bene. Ma in realtà noi siamo qua a Faenza, come dicevamo, esatto, prima, per Musica contro mafia con Manichini, che è un brano con video che abbiamo prodotto nel corso degli ultimi 5 mesi.
con poca disponibilità economica, quindi con tanto sacrificio e tanto lavoro da parte nostra. È un male comune, lo sappiamo, però vedo che voi state andando a fare. Vedo che tanto sta arrivando Gianluca, quindi se vuoi dire qualcosa dilla prima che lui prenda la parola, perché è terribile. Guarda, io attenderei Gianluca. No, vado avanti. Ne approfitto prima che entri lui in causa, che comunque io vi invito ufficialmente su sitesuwebnetwork.it. Abbiamo un programma dedicato agli artisti, facciamolo vedere provvisoriamente. I due compari più uno, dove ci siamo moi, Jean-Luc e Sayuz. Eccoli qua. E i tre baldi giovani che cosa fanno? Semplicemente noi intervistiamo una chiacchierata come questa, solo che ognuno è a casa sua, presso la propria abitazione, residenza, ufficio, quello che gli pare. Quindi noi abbiamo modo di intervistare, grazie al web, grazie a Skype, e soprattutto in diretta web radiofonica, artisti da tutto il mondo, in questo caso però il programma in italiano. Abbiamo anche altri programmi in lingua straniera, inglese poi. E quindi io, ragazzi, vi invito comunque, al di là adesso poi continuiamo, perché mi piace. No, è interessante, anche perché la gente dovrà andare a scaricare il podcast, quindi... Esatto, bravissimo, perché mi hai anticipato, ora siamo in diretta web radiofonica. Sayuz, se non ha fatto qualcosa di irreparabile, ma lo vedo abbastanza tranquillo, eh? Ma lui è sempre tranquillo, non, cioè, può cadere il mondo, lui tranquillo, guarda, okay. Non si muove da lì, sì. No, e quindi ci sarà anche un podcast. Non vedo l'audio che va su e giù, è sempre in picco. Infatti ho il timore che non so cosa stia facendo. No, scherzi a parte, siamo in validissime mani. E noi vorremmo anche però che voi ci faceste visita anche su Facebook, in modo da potervi annoverare tra i nostri amici. Assolutamente, e vorremmo, sì, ovviamente di insomma reciprocamente. Io chiamerei in causa Gianluca, però Gian, Gian, me ti ho chiamato. Ladies and gentlemen, Gianluca è qua con noi. Coming out tonight, I'm so happy to be with you. Cari amici, allora ringrazio Luca che mi ha chiamato. Ciao, benvenuti. Aspetta, Cristian, attenzione che morde. Ciao Cristian, mordimi pure, tanto ce n'è da mordere qui di sostanza, non è un problema. Allora vi ringrazio per essere qui ospiti da noi, grazie per gli applausi, salutiamo gli amici qua a fianco. No, chiedo scusa anzi per il ritardo, ma come dicevo dovevo andare a presentare di là. No, in realtà ero andato al bagno. Non lo volevo dire e ce l'avevo, no, scherzo a parte. No, Gian, mi sono perso perché comunque sei qui con noi, però i ragazzi, lo sai, sì, che mi fa dei segnali strani, non capisco cosa voglio. E l'abbiamo trovato oggi, quindi lo dobbiamo tenere. Io lo ignoro, guarda. No, sono veramente una band che ha tanto da dire, Gian, ha detto tanto negli ultimi 12 anni. 12 anni? No, diciamo quello, scusate. Negli ultimi 12 anni, vero? Che suonate, quindi sembrano giovani, ma non lo sono. Hanno una bella... No, infatti complimenti, perché sembrate veramente ventenni. Esatto. No, hanno un'esperienza alle spalle notevole, non a caso hanno vinto anche diversi premi che poi potremmo andare a rielencare se vogliamo. Ma se rielenchiamo, anche perché non sono persi. A meno che tu prendi consapevolezza di quello che si sta dicendo, e soprattutto anche gli amici da casa. Raccontavo appunto che negli ultimi 12 anni siamo sbattuti come dei pazzi a suonare in giro per l'Italia, a fare dei concorsi, dei festival, dei contest. 2005 premio Bindi, Umberto Bindi, legato a Umberto Bindi. 2006 premio Tenco, quando ancora era all'Ariston, Heineken Jamming Fest, un po' di cose le abbiamo fatte e continuiamo, cerchiamo di continuare a tenerci un po' a galla in questo mondo della musica emergente, che è sempre lì con questo canotto un po' mezzo sgonfio. Naturalmente ricordiamo che siamo in Italia, anche non volendo far critiche e polemiche, però certo. Nel bene e nel male siamo in questo bel paese che ci offre anche... ci avete isolato, noi tre adesso ci giochiamo a 3-7 e facciamo un briscolo tutto. Invece complimenti davvero per i premi e naturalmente dalla regia, la vostra manager naturalmente, che salutiamo. Ciao Chicca. Ciao Enrica, salutiamo l'Enrica, la loro manager, che è di... Io vorrei chiamarla in causa, se posso permettere. No, prego, non la facciamo Enrica, parlare, ma facciamo vedere, no, scherzo. Ciao Italia, ciao mamma, mi piace. Okay. Io vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono e anche non. No, dicevo un complimento anche a voi, perché come mi dicevi nel backstage, dietro le quinte dalla regia, dicevo appunto che mi raccontavi che questa sera appunto si sono esibiti e purtroppo noi li abbiamo persi. Anche gli amici che sono a casa salutiamo e ricordiamo anche, scusa, il vostro sito dove venirvi ad ascoltare, Enrica, se vuoi ricordarlo tu. Certo, www.lome.it, poi ci trovate su Facebook, sempre Lome, oppure su Twitter lome_band. Però mi raccomando, come fa lo spelling lei, guardi, io proprio mi sono sciolto. Anni di studio. Io mi sono sciolto, guardi, io proprio non... Cercateci, diventate nostri amici.
Certamente. E anche voi, quando vorrete venire ospiti della nostra consueta trasmissione in diretta web del lunedì sera, appunto, provvisoriamente, due compari che avete qui un lunedì alle ore 22. Tutti quanti così, perché bellissimo. Dove appunto, anche se siete sotto sotto Saiez, no, sotto Suez, un canale, sotto il canale Suez, non è un problema, perché ovviamente avrete lo spazio a disposizione e parlerete promuovendo appunto le vostre anche prossime date. Anzi, visto che ci siamo, perché non ci dite i prossimi eventi dove gli amici possono venirvi, naturalmente della zona, se ne avete, a vedervi, se ce ne sono? Prossimamente qua in zona non stiamo pianificando, perché il disco uscirà tra un mese e mezzo circa, quindi le date seguiranno poi l'uscita del disco, però sono già delle date, diciamo, di prova che noi faremo nel territorio più vicino alla nostra realtà, quindi se ne sarà una prossima settimana a Biella, quindi se mai qualcuno volesse spostarsi, farsi di dove siete voi? Di... Ah, Biella è famoso per bungee jumping, ora mi sono ricordato. Bravi. Io faccio bungee jumping. E non solo. No, l'ho fatto una volta, l'ho fatto a Jesolo. Da quel ponte lì, è il ponte anche dei suicidi a Biella. Quindi, esatto, vabbè, perché si buttavano senza cosa, un piccolo particolare, ora mi sono ricordato perché conosco Biella. Il 3, giusto? Torino, Genova, Brescia. Ma Biella quando è? Prossima settimana al festival Differenti Sensazioni, mercoledì prossimo, che è il 3 ottobre. E invece al Circolino Vercelli il 9 novembre. E poi da lì partiranno tutti i live, ma li seguirete sul sito, su Facebook, vi sarà indicato tutto quanto. Vorrei solo dire che Italo e Christian si sono addormentati, sì, perché anch'io loro già sapevano tutte queste cose. Esatto, quindi la trovano un po' ridondante la cosa. Però no, tu ci dicevi di dove siamo noi. Noi siamo fondamentalmente la sede, la base di Treviso, però ovviamente tutti gli amici ci ascoltano nel web, quindi da tutta Italia e anche da tutto il mondo. Quindi coloro che sono nelle zone di Brescia, Genova e Torino, nonché Biella, potranno... oltre a avervi ascoltato, visto nella vostra pagina, venirvi a vedere anche live, che secondo me è la cosa più interessante e bella, sempre la musica dal vivo, anche per vedere l'artista come si esprime sul palco. Mi dispiace davvero tanto non avervi visto questa sera, perché ero occupato di là con la presentazione dell'altro palco. Sì, ho avuto questo problema idraulico che dovevo gestire quanto prima. Esattamente. Quindi, insomma, capita. Però vi aspettiamo lunedì sera ospiti da noi quando volete. Contattate Luca, fissato lunedì con lui, venite ospiti da noi tramite Skype, quindi non dovete venire a Treviso, non c'è problema, andiamo in onda e parliamo di voi promuovendovi e dandovi spazio, e anche se avete date da promuovere fatecele sapere, noi le pubblicheremo nel nostro sito. Va da sé che è una pubblicità reciproca, che ci si dà una mano. Ragazzi, avete capito perché non volevo Gianluca con noi? Perché ha preso il microfono, non lo lascia più. Ha questo problema col microfono, lo prende e non lo lascia più. Fantastico. Lo so, hai zittito tutti quanti noi. No, mi dispiace. Che prima era loquace, parlava, si è fermato. Infatti, esatto. La gente è svenuta in piazza. C'è un fuggi generale in piazza, non so se avete notato, da quando c'è Gian, però, alla fine, ci dai sempre soddisfazione, è bello. Vi ringrazio. Salutiamo anche tutti gli amici dall'Italia e dall'estero che ci stanno ascoltando in diretta, naturalmente. Da tutto il mondo, tutto come il dice mondo. Enrica. Insomma, io vorrei salutare Helsinki. Gli amici della Cina. Ne abbiamo dal Ghana che ci ascoltano. Dal Ghana. Io vorrei salutare gli amici di Addis Abeba, per piacere, ci tengo molto. Ma a Mogadiscio so che è pieno così di. Tutti noi seguono. E soprattutto in Sud America, in Colombia, non so perché. Ci ascoltano anche in Colombia. A Bogotà dicono che siamo gettonatissimi. Sì, come mai? Abbiamo un cartello colombiano che... No, questa è una leggenda che quando Saius ci comunicava gli ascolti durante le dirette, non si sa perché un 30% degli ascolti venivano dalla Sud America. E noi non abbiamo mai capito questa cosa. Noi faremo musica, cioè, con meglio... il cartello. Siamo cioè, tu pensa, siamo musica che... meglio di stupefacenti, si vede, non so. Enrica mi diceva, infatti, entro nell'argomento perché ormai le cose si sfiorano tra di loro, in questo dribbling elusivo, vabbè, in queste cose mi diceva, non lo so, però lo dico bene. Mi diceva appunto che voi avete vinto, o comunque anche trattate temi, avete vinto il discorso del premio antimafia, quello che mi dicevi prima. Se lo vuoi dire, primi per il Nord Italia. Esatto, primi dire... per il Nord Italia in semifinale. Esattamente. Vorrei che lo ripetesse. Bene, però per presentare questo progetto molto importante in cui noi crediamo molto. No, preferisco che ne parli Riccardo di questo. Vai Riccardo. L'ho già detto prima, però lo dico anche così, meno anche Gianluca. Attenzione. Sì. Sai, si dice perché in mano il microfono dalla Gian. Dalla Gian. Ah, ok. Perché fa queste cose. No, ricordiamolo anche per coloro che si sono anche sintonizzati da poco, perché non infatti, si sa mai. Non si sa mai che.
non siano aggiornati. E per me anche. Siamo qua appunto per suonare alla semifinale del contest Musica contro le mafie, tra i 6 semifinalisti del Centro Nord, con il nostro brano Manichini Silenzio Ammazza. Speriamo che vada bene, perché se va bene poi si riesce a entrare in un circuito di una carovana che girerà per l'Italia, una compilation all'interno della quale ci saranno anche la Fiorella Mannoia, Roy Paci. Per noi è la possibilità di divulgare le nostre idee a riguardo della mafia, dei problemi della mafia che abbiamo dentro tutti noi, anche voi, bravo, tutti, sì, e che sta, che bisogna un po' estirpare. E poi vabbè, anche un ottimo canale di promozione che speriamo di poter navigare. Guarda Riccardo, noi te lo auguriamo di cuore davvero, perché sono anche temi interessanti e impegnativi nel sociale, soprattutto oggi come oggi se ne parla sempre, ma non mai a sufficienza, anche perché finché non tocchi con mano... Sei diventato serissimo improvvisamente, sì, ho paura. Anch'io. momento serietà. E quello di Colombia, no? Lo diciamo. Io saluto gli amici dalla Sicilia. Un saluto, potrei dire baciamo le mani, ma potrebbe essere interpretato male, ma non... Però io, che appunto d'origine siciliana, splendida Sicilia, splendida terra, saluto i parenti e gli amici dal centro della Sicilia. Peccato, perché hanno il paradiso veramente in mano, io lo dico sempre, e dovrebbero essere ricchi, cari amici, come in Tirolo, perché la Sicilia è una terra fantastica di cultura, di arte, di paesaggi, come, che ti emozionano, come tutto lo stivale, come tutto lo stivale italiano. Perché io tra l'altro dico sempre, caro Enrico, che più giro all'estero, caro Enrico, ho detto, caro Enrico, sto diventando come Saius. No, sai Gianni, il problema è che no, ma no, siamo, essendo al May, bellissima manifestazione, sì, Capenza, c'è, cioè, un caos pazzesco, e io sto leggendo il labiale, labiale, quindi sì, ogni volta che guardi lei negli occhi tu sei contento, lo so, sì, lo so. Io Italo e Christian soprattutto non, sì, non sentiamo, anzi chiedo scusa, non vorrei sembrare, quindi... No, dicevo, più giro all'estero, in questo sto invecchiando evidentemente, allora cercherò di scandire come la mia edizione teatrale mi insegna, e più sto riapprezzando ed apprezzando il mio paese davvero tanto, che tanto critico da sempre, che tanto amo ed odio nello stesso tempo, però veramente noi abbiamo l'America in mano. Quest'anno sono stato anche in America e ho detto veramente noi non ci rendiamo conto del tesoro artistico, storico, culturale, di spessore, oltre che paesaggistico, che abbiamo e che non valorizziamo. Ma questo è, succede come sempre a tutti quanti. Enrica, Riccardo e naturalmente... Italo e Cristo, esatto, che li ho esclusi, chiedo scusa, vi ringraziamo. No, non li mica esclusi, non li esclusi. No, 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 non sono 3-7 col morto. Ti sei girato a tre quarti tutto il come tempo. Come Enrica sempre, sì. Io Italo e Cristo con un angolo. Aspetta, io butto l'azza di piscola, poi non so che... Cioè, è così. Le ultime battute a Riccardo, prego. Bene, noi vi ringraziamo di averci ospitato e vi ricordiamo che noi siamo su tutti i canali web che ormai sono soliti usare le band italiane, quindi abbiamo il nostro sito ufficiale www.lome.it, Facebook, la nostra pagina, andate a mettere mi piace, anzi sul sito www.lome.it andate anche a cercare la sezione per la mailing list, perché se vi iscrivete alla mailing list anche voi, vi controlliamo, ovvio, se ovvio lo farete nei prossimi giorni. Poi noi mandiamo dei regali ai nostri, diciamo, fans, ogni tanto spediamo delle mail con dei file, con delle cose particolari che nessun altro possiede. Twitter, abbiamo anche il nostro spazio su Twitter, come diceva prima Enrica, no non è vero, non lo diceva prima, ma probabilmente l'ho sognato, nel frattempo l'hai detto, no? _band. Sì, cioè, abbiamo anche il Gobbo che suggerisce, non male, perché, aspetta, ma vedere la Gobbo com'è, siamo messi male. E poi ci lasciamo nella promessa che i nostri due amici postino sul loro Facebook la nostra pagina dell'Ume, noi faremo altrettanto per voi, un po' per scambiarci qualche promozione. Vi ringraziamo della presenza, passo il microfono anche loro, perché anche loro sono dotati di voce. Io voglio passare io il microfono prima ditelo, prego io. Ok, eccoci qua, cosa devo fare? Allora lui, aspetta, lui fa una bellissima imitazione di Miles Davis. No, è terribile, ma non è una Miles. Va, 3 secondi, conto io, vai. 1 2 I was playing with Mars, you know. Bom, basta, ok, perfetto. Applausi. Di gente intorno a noi. Terribile. Ciao, grazie. Ciao. Signora mi ha guardato male. E poi c'è Cristian che è pianista. Cristian il pianista. È un grande oratore. Cristian questa sera ce l'ha dimostrato. Prego Cristian. Salutiamo anche il pagliaccio da Biella che suoneranno domani qua. Qua sul palco principale del May, verranno a fare l'intervista anche loro domani. Facciamo il pagliaccio. Venite qua. Pagliaccio vieni, pagliaccio venghino. Però dovete mettervi in ginocchio guardando in là, perché tipo la foto della nazionale. Vieni.
vieni. Scusa, io ho visto passare anche il fruttivendolo, se voglio chiamare anche lui, perché c'è il tabaccaio all'angolo che so che una steak. Sono una band bravissima di Biella. Il pagliaccio. Che lui riassumerà, anzi ognuno un aggettivo a testa per riassumere la vostra band che suonerà domani qua al Mei. Difficile. Ironica. Sì, infatti. Esuberante. Vi lasciamo il make, forse meglio, eh. Ciao. Attenzione, ciao, ragazzi. Ma c'era Cristian ancora che voleva dire una cosa importante. Mi ha salutato. Io l'ho sentito. Non ha salutato. Passiamo. Ciao, sono Cristian. Allora, sono la Ciao, sono Cristian. Ho 32 anni. Sono una new entry, diciamo, sono entrato a far Non bevo da 6 mesi. Parte dei Lomè proprio da pochissimo, ecco, questo progetto diciamo che ho sempre seguito da tempo, sempre anche un po' aspirato, dopo vari provini, diciamo vari mesi di attesa, i Lomè mi hanno diciamo fatto entrare nella loro, bravo. Nel loro progetto, grazie. Quindi non so, doppio addirittura, festa grande oggi, non so più cosa, non sono abituato. L'importante è che non lasci a me, sennò poi... Esatto. C'è Saius che si è addormentato, sì. Spero che abbia mandato tutto in diretta web. Esatto. Che è lui, l'uomo che ha creato tutto ciò. Esattamente. Fondale, no, questo no. Guarda che gesto molto hard rock che fa, caro Saius. Spero che non sia in web, no, scherzo a parte. Esatto. Dai, lasciamo andare avanti Lomè. La band che stava aspettando se ne andava, Sei cattivissimo. No, sei cattivissimo. Lasciamo andare avanti Lomè che ricordiamo sempre. www.lome.it. Soprattutto chiudiamo con questa frase che mi piace. L'ho vista l'altra qualche settimana fa a Sarzana al Festival della Mente. Sì. La cultura è l'unica droga che crea indipendenza. Oh, bella! Mi piace, bisogna dirlo. È profondo. Ciao Riccardo. Che ci sa fare qui, tra l'altro? Dopo questa frase per rovinare tutto quanto, no, esatto. Esattamente. Quindi già ovviamente voi potremo annoverarvi, quindi tra come dico sempre mi piace copiarti questo vocabolo, so questo mio vocabolo. Oggi imparato dove si trova Biella e bello, io conosco sì. Molto bene perché sono stato per teatro, come diceva Enrico. Quindi sì. Mi raccomando, ovviamente è un piacere reciproco avervi avuto qui con noi. Sailswebnetwork.it, pagina Facebook, Twitter, YouTube, non lo so che altra roba abbiamo. Skype, tutto, vabbè, abbiamo tutto. Siamo veramente dappertutto, quindi. Esattamente. Non ho capito. Il labiale sempre. LinkedIn. Sì, LinkedIn. Non è una parolaccia, Gian, è un'altra piattaforma. Se ti può interessare. Modestamente. Detto questo, salutiamo a caso noi. Esatto, siamo. Sì, noi infatti non abbiamo problema a citare le altre radio, ci teniamo, anzi. Esatto, non abbiamo problemi. Quest'uomo, prego. Vuole venire anche qui? Venghino, signori! No, venghino. Non vuole venire, pazienza. Va bene, dai, andiamo. Se cerca l'aiuto, Diamo un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Naturalmente, ricordiamo che siamo in diretta da Faenza, in provincia di. Scusa un attimo, silenzio. Non sento più un rumore sottofondo. Non devi parlare, non devi guardare più il labiale. Esatto, è bellissima questa cosa. E il Lomè, salutiamo il Lomè che li aspettiamo tra. Sì. C'è Saius che ci sta offendendo. Salutiamo il Lomè che li aspettiamo come ospiti lunedì sera. Poi, se volete ascoltare anche la nostra web radio, ci sono varie trasmissioni, tra cui The Rock Band History, quella che faccio io, sulla storia delle rock band che hanno fatto grande rock. Sto parlando dei Jethro Tull questa settimana. Ho parlato dei Dire Straits. Mi piace vincere facile. E non lo so, però sarà nei prossimi 2 anni. E poi BMT, Band Music Time, questa trasmissione in lingua inglese dove diamo spazio alle band internazionali sotto licenza Creative Commons. Esatto. Jamendo.com, che era anche questo sito da cui attingiamo da tutto il mondo e ovviamente a cui diamo questo spazio di un'ora parlando con loro in inglese e traducendo anche in italiano. Siamo capaci di fare anche questo? Ci proviamo. Non facciamo male, no, scherzo. Esatto, facciamo molto male. Se volete ascoltarci siamo sempre a vostra disposizione.
situazione, anche con gli spazi che diamo e abbiamo a disposizione. Ciao Enrico. Tutto questo, ragazzi, ciao, buon proseguimento. Io saluto di qua allora Cristian, grande oratore. Ciao. 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 È il mio pianista, cioè, lo chiamo Mani di Fata, lo so io. Grandissimo, Gagliardo, molto Jack Sparrow, mi piace un casino, è stato un piacere. Potrei fare il bacio a mano. Oddio, sembrava ancora più scurrile. Lo so, lo so. E quindi, ragazzi, detto questo, grazie a voi. Me l'ho perso un passaggio. Grazie, molto, molto lieto di aver riconosciuto, bravi ancora. Grandissimi. Quindi Gian, dopo aver incrociato i microfoni, sì, vedi qua, siamo capaci anche di... che torno sul lato destro. Sai, ci dice un minuto, volta. Quindi un minuto io, sai cosa, mi siedo qua. Anch'io, va, ci sediamo. Aspettiamo, ragazzi, io... un minuto, dove sono gli altri ragazzi? Li abbiamo persi? O forse dice una band, sai? Tocca a voi. Li facciamo già entrare. Ma lasciamo entrare. Ma sì, ma dai, io sono... Sì, stato... ma dai.